Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro. Scegli con noi il tuo domani, organizzato dall'Università di Padova e in particolare dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Io sono Diego Campagnolo, sono un docente di organizzazione aziendale e strategia d'impresa al Dipartimento appunto di Scienze Economiche e Aziendali Marco Fanno. E oggi vi presenterò il corso di laurea in economia, il track, la triennale in economia. Con noi oggi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Laura Radaelli, che è una persona, lei si è laureata nel nostro dipartimento pochissimi anni fa, diciamo, e che ci fa piacere avere con noi per raccontare appunto anche Laura, un po' quella che è stata la sua esperienza. Laura, io ti lascerei subito la parola, se vuoi introdurti, dirci quando ti sei laureata, il percorso che hai fatto e di cosa ti occupi oggi, che appunto già comincia ad aiutarci a capire cosa si può fare dopo che si è studiato e ci si è laureati in economia. Prego, Laura. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Laura Radaelli, mi sono laureata in economia in direzione aziendale nel 2010, in triennale, nel 2012 nella magistrale, tutto ovviamente nell'Università di Padova, e adesso ormai da 3 anni sono internal audit e controllo di gestione in un'azienda di Vicenza. Io mi occupo principalmente del monitoraggio, mappatura e miglioramento dei processi aziendali e quindi affiancato con tutta l'analisi di controllo per implementare il controllo di gestione e monitorare l'andamento della società, sia a livello di processo, quindi la parte operation, che la parte finanziaria, quindi la numerica e la parte di bilancio. Grazie Laura, verrebbe quasi da dire che ti occupi di organizzazione in un certo qual modo, no? E quindi a maggior ragione ci fa piacere. Come avete sentito, Laura ha detto si è laureata in economia e direzione aziendale, che era una laurea magistrale che avevamo, e prima di questo si è laureata. Qual era il tuo corso di laurea Economia triennale, Laura? aziendale. Economia aziendale. Anche questo per un chiarimento doveroso a chi ci sta ascoltando. All'epoca, appunto, avevamo due corsi di laurea triennali. Oggi abbiamo appunto un unico corso di laurea, però, come vedremo tra un attimo, è un percorso di laurea che ha dei percorsi al proprio interno. Per cui, insomma, scusate il gioco di parole, ma era giusto per inquadrare la cosa. Come avete sentito, la dottoressa Radaelli si occupa di controllo di gestione, di auditing, quindi usa i numeri, ma allo stesso tempo si occupa di processi perché è impegnata nel miglioramento stesso dei processi. Magari avremo modo durante questa chiacchierata, Laura, anche di approfondire un po' cosa vuol dire. Poi io che ho avuto, come dire, il piacere di seguirti durante la tesi della laurea magistrale, ricordo, e qui correggimi se sbaglio, che il tuo percorso professionale però non è cominciato nell'azienda dove lavori oggi, ma è cominciato in un'altra grande azienda, giusto? Sì, assolutamente sì. In realtà ho iniziato con uno stage dopo la laurea in Safilo, dove mi occupavo di brand management, quindi più vicina ancora alla parte di marketing, era comunque la gestione di una licenza, Gucci. E quindi gestione di tutti i rapporti con la licenza e analisi di posizionamento e di pricing dei vari prodotti. È stato uno stage di 6 mesi e dopodiché ho ricambiato mondo e sono entrata in KPMG dove ho fatto revisione contabile per 5 anni e mezzo. Quindi un percorso abbastanza, con un po' di cambiamenti. È normale che ci siano nelle carriere delle persone, e però anche questo, insomma, ci aiuta già a mettere in evidenza alcune delle professioni, dal marketing alla revisione aziendale, all'organizzazione aziendale, che sono gli ambiti nei quali poi, come dire, si può andare a spendere le competenze che si acquisiscono studiando economia. Io vado subito ora a condividere il mio schermo. Chiedo solo un attimo di pazienza, allora, un attimo solo, che non si è acceso il PowerPoint in questo momento. Ok. Ci siamo, un secondo solo. E lo metto in modalità condivisione. Eccoci qua. Bene, ora vediamo, vedete anche questa immagine, direi quasi
suggestiva, carina, che è l'immagine che se verrete a studiare economia a Padova avrete modo di vedere in una delle sedi dove si tengono le lezioni. Questa è la sede di Via Bassi 2, dove ci sono alcune aule dove facciamo lezione, ed è appunto una delle due sedi insieme a Via del Santo dove siamo posizionati. Di recente l'università si è data quello che credo si chiami street art, ma non vorrei sbagliarmi in questo senso, e alcuni dei nostri palazzi sono stati decorati da degli artisti con queste immagini così suggestive. Bene, allora io credo, insomma, volevo impostare un po' questo incontro anche con Laura, e quindi Laura ti chiederò subito, poi in parte, supponiamo, hai già risposto, però magari ci ritorniamo. Mi è capitato anche di recente di trovare, di incontrare delle persone, dei ragazzi, delle ragazze che stanno scegliendo l'università. E è normale, come dire, che una persona non abbia per forza delle idee già chiarissime sulla materia che vuole studiare. E quindi credo che le due domande che le persone si stanno ponendo sono un po' quelle che ho cercato di scrivere qui. Da un lato, cosa studiare all'università? Sicuramente chi ha fatto un istituto tecnico commerciale ha una qualche infarinatura dal punto di vista così di alcune, dico solo alcune delle materie che poi si studiano in economia. Chi ha fatto un liceo scientifico, un liceo classico, altri istituti tecnici, probabilmente non ha ben chiaro cosa vuol dire studiare economia. Allora la prima domanda che penso che una persona si stia ponendo è: perché studiare economia? Come scegliere cosa studiare? Allora, Laura, nel tuo caso, qualche anno fa, appunto, quando ti Qualche sei anno fa. iscritti, vabbè, insomma, però non tantissimi, abbiamo detto anni fa, cos'è che ti ha portato a scegliere economia? Allora, io faccio parte del primo caso, quindi io arrivavo da un istituto tecnico commerciale e diciamo che quindi forse la strada era un po' più segnata. Economia però effettivamente era la facoltà nell'ambito scientifico-economico, quella un po' più vicina, ma che comunque permetteva di vedere molte cose. Quando si fa un istituto tecnico si è molto più indirizzati nella parte di bilancio, di partita doppia, di quello che può essere, quindi tutte le scritture e quindi un'amministrazione, tanto che molte volte anche dopo l'istituto tecnico ovviamente si esce e si entra direttamente in azienda. E con economia invece apre diverse porte, quindi fa vedere cosa c'è dietro quei numeri e lo fa in modo molto trasversale, presentandoti le realtà che ci sono nel nostro territorio e nella nostra economia, che quindi cosa si può fare un po' oltre a quei numeri, cosa rappresentano, quindi dall'ufficio marketing, dall'ufficio acquisti, dalla gestione della produzione, proprio mi apriva un mondo, perché economia è proprio questo che ti fa, ti dà la struttura, ti dice cos'è un'azienda e ti fa analizzare le varie funzioni. Certo. Perché Padova, diciamo che essendo... Aspetta, scusami Laura, scusa se ti interrompo, magari consentimi di aggiungere qualcosa in quest'ambito, no? Perché giustamente concordo con quello che dicevi, un istituto tecnico commerciale ha alcune materie, appunto come quelle della ragioneria e dell'economia aziendale, che sono tipiche di economia. È vero, come hai detto tu, è corretto, no? Quando si dice che poi economia in realtà consente di spaziare, lo vedremo anche dopo, su tante funzioni aziendali, funzioni anche che un istituto tecnico commerciale non ha potuto trattare durante il suo percorso. Però in più, diciamo così, che l'economia la possiamo vedere su livelli diversi. Ora ci siamo un po' concentrati sul livello aziendale, però noi quando parliamo di economia, poi ricordiamoci che c'è anche un livello, come dire, micro, collegato alle scelte, come dire, dei consumatori e quindi materie che vedremo tra un po' come microeconomia o scelte appunto legate alle scelte finanziarie delle singole persone, e poi c'è un livello più macro che ha a che vedere, per esempio, col funzionamento dei mercati, col funzionamento della finanza anche internazionale. Oggi, se noi qualsiasi, direi quasi, qualsiasi notizia che possiamo sentire a un telegiornale è una notizia che ha chiaramente dei risvolti e delle implicazioni anche economiche. Ora, se noi guardiamo quello che purtroppo sta succedendo al confine tra l'Ucraina e la Russia,
È chiaro che è una questione di carattere politico, però sappiamo bene che è anche una questione, su questo si intrecciano questioni di carattere invece più strettamente economico, collegate per esempio alle materie prime. Se guardiamo, allarghiamo solo un po' più gli orizzonti e torniamo indietro di un paio d'anni, quello che stiamo vivendo da un paio d'anni a questa parte, è vero, è un problema sanitario fondamentalmente che ben presto, molto presto potremmo dire, ha fatto emergere chiari effetti di carattere economico, perché, e questo potrebbe, come dire, essere qualcosa che chi ci ascolta, come dire, ha magari sentito e vissuto anche in prima persona, perché nel momento in cui la Cina è entrata in lockdown per prima, si sono interrotte alcune di quelle che noi chiamiamo filiere globali del valore. Magari qualcuno ci sta ascoltando da un iPad, da un iPhone, o da un cellulare, da uno smartphone, qualsiasi, e sappiamo che ha tante componenti che sicuramente vengono dalla parte est del mondo, altre che vengono dalla parte più centrale del mondo, in queste cosiddette catene globali del valore. E anche qui, appunto, la pandemia poi ha messo in evidenza gli effetti, si è collegata con effetti economici, perché appunto molte imprese, e ancora oggi, ancora di più oggi vale questo tema, che le imprese fanno fatica, non solo c'è un rincaro delle materie prime, ma questo rincaro è dovuto anche al fatto che le materie prime mancano. Poi mi viene in mente che con te ne parlavamo anche qualche mese fa, quando ci siamo incontrati casualmente in una sorta di convegno, e che mi dicevi che anche nel tuo settore in realtà il prezzo della pelle, adesso magari non diciamo il nome dell'azienda dove lavori, ma utilizza del cuoio, se non ricordo male, sì. Anche quello era un bene che, se non ricordo male, mi dicevi si fa fatica a trovare. Allora, si fa fatica a trovare è una questione poi che la singola azienda in un qualche modo risolve, però ci sono questioni di carattere più macroeconomico che condizionano questi fenomeni. Ora, l'economia è la materia, potremmo dire, pervasiva nelle nostre vite, come dire, e quindi chi studia economia è una persona che magari sì, si sente portata per questo tipo di ambito, ma è una materia, potremmo dire, che apre molte opzioni, chiaramente di impiego, di lavoro, una volta terminato il percorso di studi, perché le apre nel mondo aziendale a 360 gradi, come hai ben detto tu, le apre nel mondo della banca, della finanza, delle assicurazioni, dei mercati, degli istituti di regolazione. Sentiamo anche prima la radio si parlava delle tariffe che aumentano i dati che arrivano da ARERA. Chi è ARERA? ARERA è una realtà che probabilmente impiega moltissimi laureati in economia. Ogni tanto sentiamo parlare di l'autorità che regola la concorrenza e il mercato. Ecco, anche queste sono realtà chiaramente che impiegano molte persone laureate in economia. Quindi perché studiare economia? Perché probabilmente è una materia che non solo aiuta a capire fenomeni che ci circondano con quotidianità, ma anche perché apre molte opportunità poi di impiego futuro. E allora adesso Laura ti chiedo la seconda domanda, perché diciamo così, ammettiamo, ammesso in un concesso che abbiamo dato qualche spunto a chi ci ascolta per dire ok, potrei studiare economia, vediamo adesso quali sono i criteri, non diciamo necessariamente Padova, ma quando tu ti sei affacciata a economia, come hai scelto in quale università sottomettere la tua application? Allora, più che altro il percorso. Allora, Padova era anche è la mia città, però diciamo che la voglia anche di andare via da Padova era tanta. Quindi io ho cercato molte alternative per dire a 18 anni vado via di casa. Però purtroppo l'offerta di Padova era molto buona, molto competitiva. Intanto era... Purtroppo per te che volevi andare via di casa, sì, non per noi. Però dopo devo dire tutto quello che mi ha dato. Era la prima facoltà a suo tempo in tutte le classifiche Censis. Quindi c'erano tutti i parametri di formazione, era tra le più alte negli studenti laureati in tempo. Ci sono un sacco di rapporti internazionali e quindi la possibilità, mi hanno detto ok, se valuto Padova, però troviamo tutto ciò che mi propone
per fare esperienze all'estero. E soprattutto anche la struttura del corso, perché molte volte avevo trovato dei corsi un po' focalizzati, magari solamente su scambi internazionali, magari più focalizzati su risorse umane o marketing, senza dare un'impronta generale, cioè senza costruire le fondamenta, che secondo me erano importantissime. Infatti, come ha detto lei, professore, è proprio... Io ormai sono focalizzata in tutta la parte aziendale, però effettivamente tutta la parte di micro macroeconomia sono importantissime e darle i primi anni permettono, anche se dopo si sceglie un percorso specifico, è essenziale proprio per sapersi muovere, perché una formazione anche nell'ambito finanza non significa che è importante solamente in quell'ambito, ma può aiutare tantissimo in altre aree collegate. Quindi non pensare solamente a questi, ai vari cassetti separati, ma in realtà è un unico mondo. E proprio questa struttura di corso era quella che secondo me era più idonea per costruire il mio percorso. Grazie Laura. Hai detto alcune cose molto interessanti e in un qualche modo appunto come scegliere dove iscriversi, o potremmo rispondere a questa domanda, secondo me, ma da quello che capisco anche secondo te, dicendo iscrivetevi nel posto, nell'università, nel dipartimento che vi consente di fare un'esperienza a tutto tondo. L'università è un mondo diverso rispetto a quello della scuola superiore, ci se ne rende conto velocemente, già dai primi mesi, chiaramente, se la cosa non fosse chiara, ed è importante, a mio avviso, e lo posso capire anche da quello che hai già detto tu, è importante saper cogliere le opportunità che vanno oltre l'insegnamento, che vanno oltre, come dire, il conseguimento del titolo di studio. Una persona dovrebbe cercare di fare un'esperienza a 360 gradi dell'università, e quindi è importante però andare a fare l'università laddove queste opportunità ci sono, vengono facilitate, e per fare in modo appunto che si abbia poi una preparazione che sia il più completa possibile. C'è un'altra cosa che trovo molto interessante di quello che tu hai detto, che sicuramente, come dire, il tuo percorso professionale oggi ha 9 anni, se ricordo bene, da quando hai completato anche la laurea magistrale, ha preso una direzione chiaramente definita all'interno di un'azienda, con un ruolo, possiamo dire, anche, come dire, di vertice della funzione nella quale tu operi, che è collegata all'audit, che è collegata alla revisione aziendale, cioè all'analisi dei dati e all'analisi di miglioramento dei processi. Però hai sottolineato l'importanza di avere basi solide. Allora, io sottolineo questa cosa e faccio mie le parole di un collega emerito, come dire, che ha sempre sostenuto che in un mondo che cambia velocemente, e tu stessa hai cambiato, possiamo dire, 3 lavori in questi 9 anni da quando sei laureata magistrale, in un mondo che cambia velocemente e appunto le persone, come dire, cambieranno più lavori nel corso della propria storia professionale, è importante, come dire, non essere, qui consentitemi la parola un po' forte, abbagliati dalla professionalizzazione precoce. Perché la professionalizzazione precoce porta a un'obsolescenza precoce in un mondo che cambia velocemente. Se invece io ho saputo costruire, e il percorso triennale è il contesto ideale per costruire delle basi solide, poi un po' di specializzazione, una maggiore specializzazione la si farà magari nel percorso magistrale. Però il percorso triennale, se è solido, apre di nuovo molte opportunità nell'immediato, per quel che riguarda la scelta di una laurea magistrale, per il futuro, come dire, una maggiore capacità chiaramente di interagire, di saper interpretare quello che accade e saper interagire a 360 gradi all'interno di un'azienda o all'interno di un'organizzazione, qualunque essa sia,
nella quale poi si finisce a lavorare. Per cui, se mi consentite, direi come scegliere dove iscriversi nell'università, che mette a disposizione tante opportunità, oltre a quella ovvia di studiare, quella ovvia di conseguire il titolo di laurea. Tu giustamente hai citato le esperienze internazionali e poi magari ti chiederò quali esperienze internazionali hai fatto, dove le hai fatte, perché le hai fatte, cosa ti hanno dato, scusa se ho un sacco di domande, ma anche appunto una università, un dipartimento che metta a disposizione relazioni con il mondo degli enti, delle imprese, delle organizzazioni, che abbia quindi contatti, come dire, con questo mondo, e che dia appunto allo stesso tempo però una preparazione solida. Ora, tutte queste caratteristiche, sono caratteristiche che questo dipartimento, questo corso di laurea, ha cercato di creare fin dall'inizio. Poi tutte queste sono un po' riassunte nelle classifiche, come giustamente ha citato Laura. Lei ha citato la facoltà perché adesso non ci addentriamo chiaramente nelle riforme che i vari governi hanno portato al mondo dell'università, però insomma magari avete sentito parlare delle facoltà anche dei vostri genitori che verosimilmente appunto si sono laureati in una facoltà, anch'io mi sono laureato in una facoltà, anche Laura che è molto più giovane di me chiaramente ha fatto in tempo a laurearsi in una facoltà, però dalla riforma del 2010 che c'è stata non esistono più le facoltà, esistono i dipartimenti. Allora, prima la facoltà, oggi il dipartimento, oggi questo corso di laurea, da quando esiste questo corso di laurea, quindi fondamentalmente dal 1994-95, è sempre stato, e da quando esiste la classifica, per dire la verità, perché la classifica è arrivata un po' dopo in realtà, da quando esiste la classifica, quindi scusate, dovremmo dire più correttamente, questo corso di laurea è sempre stato sul podio. È stato per 8 anni consecutivi primo, l'ultima rilevazione lo colloca al terzo posto. E allora vincere non è facile, confermarsi non è ancora, è ancora più difficile, e quindi diciamo che anche questo corso di laurea, con i cambiamenti che poi nel corso del tempo ci sono stati, ha dimostrato, scusate se uso una parola un po' abusata in questo periodo, ha dimostrato di essere molto resiliente, di sapersi adattare, ma di rimanere, come dire, nella parte molto alta della classifica dei corsi di laurea in economia delle strutture pubbliche di tutta Italia. Ora, andiamo un po' avanti chiaramente e presentiamo un po' il corso. Abbiamo circa un'ora di tempo, per cui fatte queste premesse andiamo un po' veloci a presentare il corso di laurea e poi come ci si può iscrivere. Vi invito anche a tenere d'occhio la sezione domande e risposte perché voi potete farci tutte le domande che volete, chiaramente, scrivendo direttamente appunto là dove vedete scritto domande e risposte, e noi cercheremo di esaudire le vostre risposte, e nel caso in cui non lo facessimo in questo spazio, sapete che potete scrivere, vi troverete tutti i contatti tra un attimo, ci sono delle persone, a proposito di servizi, ci sono dei colleghi, delle colleghe, a proposito di servizi del Dipartimento, che si occupano di orientamento all'ingresso in particolare, che è ciò che interessa a voi oggi, e che rispondono a un telefono, a un indirizzo email che potete anche incontrare di persona. Sono 2 persone che fanno questo lavoro full time, per cui qualsiasi domanda, ricordiamoci, non ci sono domande stupide, ci sono possono essere stupide le risposte, come dire, ma non è questo il caso. Per cui qualsiasi curiosità ce l'abbiate, fate le domande. Questa è la nostra sede principale, la Torre Portello C3 di via Bassi 1. Per chi è familiare con Padova, è giusto di fronte alla fiera, fondamentalmente. Abbiamo varie aule. Abbiamo anche via Ugo Bassi 2, che è quella struttura di cui avete visto prima l'immagine col murales. Abbiamo dei laboratori informatici. In questa struttura, in via Bassi 1, al 5° piano, sono concentrati tutti i servizi. Per cui chiaramente, ecco, le persone che rispondono alle vostre domande le potete trovare. Le potete trovare qui. Ringrazio già la dottoressa Locca che dalla regia vi ha messo nella chat già l'indirizzo email che citavo, orientamento.economia@unipd.it, con anche il link ai servizi. E quindi, come dire,
avete già le informazioni, sapete già dove andare a prendere le informazioni. Questo, dicevamo, delle classifiche poc'anzi con Laura Radaelli, diciamo che le classifiche sono due, noi ne abbiamo citata una sola, che è la classifica che guarda la didattica, esiste anche una classifica che riguarda la ricerca e questo ci consente anche di chiarire una differenza fondamentale tra la scuola dell'obbligo, la scuola superiore, scusate, e l'università. L'università non solo fa didattica, ma ha un compito importante di fare ricerca ed esiste un'agenzia indipendente che valuta i dipartimenti e assegna al nostro dipartimento questo, come dire, riconoscimento di dipartimento di eccellenza. Il nostro è tra i 180 migliori dipartimenti universitari in Italia, dovete tener conto di tutta Italia, pubblici e privati, e tra i 18 dipartimenti di eccellenza in area economico-statistica. Per cui chi volesse studiare economia in un dipartimento di eccellenza in Italia ha fondamentalmente 18 opzioni. Noi siamo una di queste. E per questo abbiamo anche avuto dei finanziamenti importanti, li abbiamo usati, tanto per dire, visto che c'era nella slide precedente, anche per questi laboratori informatici particolarmente avanzati che sono stati creati proprio di recente. Parlando invece della classifica sulla didattica, quindi prima la classifica sulla ricerca, che vuol dire che i docenti che lavorano, insegnano in questo corso di laurea sono anche degli ottimi ricercatori, dall'altro lato la classifica sulla didattica, come vedete Padova nell'ultima rilevazione è terza, Ca' Foscari è seconda, Bologna è prima, questo è il dato generale. Se poi noi andiamo a vedere quello che è il dato sui singoli indicatori che considerano, ci sono indicatori sui quali siamo anche superiori a questi altri colleghi che sono anche, direi, abbastanza vicini a noi. Bene. Ora, il nostro percorso di laurea triennale è unico, si chiama corso di laurea in economia. I primi due anni sono gli anni nei quali fondamentalmente per noi si creano le basi, quelle basi solide che anche prima Laura Radaelli citava. Il biennio si svolge in lingua italiana e si svolge a Padova. Dopodiché c'è il terzo anno è completamente in inglese, quindi fondamentalmente questo corso di laurea è un corso di laurea è bilingue. Tutti i corsi del terzo anno sono erogati in lingua inglese. Questo ha anche il risvolto che consente a noi di essere, siamo sempre stati per la verità, ma ancor di più attrattivi per gli studenti Erasmus che dal resto dell'Europa possono venire a studiare a Padova e anche questo ci ha consentito di avere dei programmi internazionali che vanno al di là dell'Europa, in particolare con gli Stati Uniti, che vedremo tra un attimo, e ci consente di fare scambi. Questo che cos'ha di positivo? Ha di positivo che consente anche a chi non andrà a fare l'Erasmus di rimanere a Padova e però di vivere un terzo anno con un'aula che è veramente internazionale. È un'area internazionale, quindi l'esposizione a culture diverse, l'esposizione a logiche anche di studio diverse, che è una delle ragioni fondamentali per le quali ha senso e può essere una buona idea quella di fare un'esperienza all'estero di Erasmus. Ecco, anche se non la si può fare, non la si vuole fare, diciamo che indirettamente la si fa perché arrivano gli studenti stranieri dall'estero per studiare a Padova. E sappiamo oggi, e magari poi la dottoressa Radaelli ce lo potrà confermare tra un attimo quando le chiederò di raccontarci le sue esperienze internazionali, quanto sia importante oggi in un curriculum da parte di chi fa il selezionatore capire, vedere che la persona che sta selezionando è stata esposta alla multiculturalità, è stata esposta a interazione con culture diverse, perché tutte le aziende, tutte le organizzazioni nelle quali andrete a lavorare hanno e una forza lavoro magari appunto internazionale o hanno appunto sedi all'estero oppure si occupano di vendere all'estero o di acquistare all'estero, per cui questa flessibilità che deriva dall'esperienza interculturale è una competenza che anche per, come dire, le relazioni che anche personalmente ho con qualche direttore del personale, è una competenza che viene valutata in maniera molto, molto positiva. Anzi,
Se quando facevo l'università io, che era, ahimè, il secolo scorso, come dire, erano poche le persone, oggi lo sono molte di più, chi ha la possibilità di fare un Erasmus, e oggi quasi fare un Erasmus solo diventa quasi una condizione necessaria. Magari si comincia a vedere chi ha delle esposizioni ancora più rilevanti, ma anche di questo parleremo tra un attimo. Quindi il terzo anno c'è la scelta del percorso che si vuole fare, dal punto di vista dei corsi che si scelgono, quindi di fatto i primi 2 anni sono uguali, il terzo anno è lo studente che sceglie cosa vuole studiare. Noi abbiamo confezionato dei pacchetti che consentono appunto di avere un percorso coerente. Nel terzo anno c'è anche la possibilità di svolgere appunto i 6 mesi, di solito un semestre all'estero col programma Erasmus, dopo vedremo dove. E poi alla fine del terzo anno è il periodo per lo stage ed è il periodo per la tesi di laurea o, come la chiamiamo più propriamente noi, prova finale, perché diciamo non è una vera e propria tesi in termini di quantità di lavoro richiesto. Sottolineo il tema stage perché questo corso di laurea non solo è bilingue, avendo il terzo anno in inglese, non solo vi dà flessibilità, perché il terzo anno fondamentalmente ve lo scegliete voi. Vi scegliete voi cosa studiare, ma poi ha anche questo collegamento importante col mondo del lavoro, perché tutti coloro che si laureano triennali si laureano avendo fatto un periodo di stage di almeno 300 ore. Dove si impara che cosa? Beh, innanzitutto si mettono in pratica alcune delle competenze che si imparano. Si impara a lavorare in un contesto organizzativo, si impara a relazionarsi, scusate, con altri colleghi. Ecco che anche questo, insieme alla multiculturalità che citavo prima, va in un qualche modo ad ampliare, ad aumentare il bagaglio di competenze cosiddette trasversali, di cui una persona, come dire, si è dotata e con la quale si può presentare alla fine del percorso nel mondo del lavoro, piuttosto che un aumento del bagaglio che poi le tornerà utile quando si presenterà nel mondo del lavoro dopo aver fatto la magistrale. Lo stage è anche un modo per capire meglio per quali materie siamo portati, piuttosto che quali non siamo portati. Ok? Quindi anche questo è il motivo per cui abbiamo messo uno stage alla fine del terzo anno. Lasciatemi dire anche che da un certo punto di vista siamo sempre stati molto attenti a far sì che tutte queste esperienze, tutte queste opportunità, nel caso specifico lo stage e l'esperienza internazionale, siano possibili, siano fattibili. Perché? Perché l'Erasmus lo si fa chiaramente con un percorso che è concordato, quindi gli esami che si fanno all'estero vengono riconosciuti. Non vale, nessuno può pensare se vado all'estero mi prendo indietro con gli esami che devo fare a Padova. No, perché chiaramente si parte e si va in percorsi all'estero che siano coordinati e coerenti con i nostri. E per quel che riguarda lo stage, perché l'abbiamo reso anche possibile, non solo obbligatorio, ma possibile? Perché è collocato in un periodo, in una finestra temporale che non ha corsi di studio, che non ha insegnamenti. E quindi lo studente, la studentessa, non deve mettere in concorrenza andare in azienda con lo studiare, con lo studio, perché appunto le due cose non si sovrappongono. Allora, vado un attimo avanti. Questo è il primo, il secondo e il terzo anno. Vedete gli insegnamenti, la struttura, del corso. I linguaggi, come dire, le competenze che vengono formate, che sono di carattere economico, di carattere economico-aziendale, di carattere giuridico, perché chiaramente un laureato in economia ha studiato diritto privato, ha studiato diritto commerciale, ha studiato altre tipologie di diritti, anche poi nel percorso, a seconda di quello che uno sceglie, e che gli danno appunto anche questo tipo di strumenti. E poi una parte non, come dire, indifferente, non marginale, potremmo dire, è anche rappresentata dalle competenze di tipo matematico e statistico, che oggi, come dire, l'analisi dei numeri non solo viene molto decantata, no, anche in grandi aziende, ma anche nelle piccole e medie aziende, è importante oggi che i processi decisionali siano sempre più consapevoli e informati e ispirati dai numeri.
Quindi vedete il primo e il secondo anno, che vi ricordo, se non vado nel dettaglio, sono uguali. Il terzo anno, ecco i percorsi. Ora, voi leggete Management and Marketing, non è un corso, è un gruppo di insegnamenti, che tra un attimo vedremo, International Economics, Economics, Markets and Institutions, Banking and Financial Institutions, Accounting, Finance and Information Systems e Business Law and Consulting. Ok? Questi sono i percorsi tra i quali scegliere. L'Erasmus è in rosso perché è a scelta, fondamentalmente. Esistono anche esami a scelta, 12 crediti, che uno può andare a spendere anche volendo in altri dipartimenti, per andare a studiare qualcosa che non interessa in maniera particolare. Chiaro che la nostra offerta di terzo anno è comunque sufficientemente ampia da dare spazio a tante opzioni. Il tirocinio, quindi lo stage, okay, che dà 10 CFU, e la prova finale, la tesi, come l'abbiamo chiamata prima, che dà 4 CFU. Quindi questo è il percorso. La solidità dei primi 2 anni, una, come dire, una declinazione verso alcune specializzazioni appena pronunciate al terzo anno, e al terzo anno poi, per chi vuole, l'esperienza internazionale, che è comunque anche in diretta, abbiamo detto, perché si fa anche da, stando a Padova, e poi l'esperienza di stage. Ora, prima di chiedere a Laura poi di raccontarci un po' del suo stage, e della, percorso dell'esperienza internazionale che, se non ricordo male, hai fatto anche tu, ecco, vi faccio vedere così brevemente i 6 percorsi. Abbiamo già detto che sono in inglese. Ecco, quei 6 percorsi poi sono intersecati, potremmo dire, in maniera orizzontale da alcuni temi che oggi sono i temi del momento, potremmo dire, il tema della sostenibilità, variamente intesa, non solo economico-finanziaria, visto che siamo in un dipartimento di economia, sappiamo che la sostenibilità oggi si declina con l'ambiente, si declina con le persone, ok? E anche qui abbiamo citato l'organizzazione aziendale. Ecco, l'organizzazione aziendale ha una sua filone particolare, che è quello collegato alla gestione delle persone. Poi c'è il tema della trasformazione digitale, di cui siamo pervasi, e poi c'è il tema dell'analisi dei dati, che in parte abbiamo già ricordato. Ecco, tutti questi percorsi al proprio interno contengono poi specializzazioni, focus, potremmo dire, su queste tematiche. Ora, il primo percorso, Management and Marketing, come vedete, va ad approfondire le conoscenze di gestione interna, i rapporti con il mercato e i consumatori. Quindi gli insegnamenti dentro questo pacchetto sono la gestione di risorse umane, il digital marketing, il marketing, l'industrial organization, high tech markets e management accounting and control system. Quindi fondamentalmente va a dare più strumenti per la comprensione e il presidio delle strategie competitive dell'impresa, dall'organizzazione interna, al controllo economico, al collegamento con le dinamiche appunto dei mercati. Ripeto, se avete domande mi fermate, io vado abbastanza veloce perché appunto poi comunque troverete tutto scritto anche nei materiali del nostro dipartimento. Un altro percorso è quello di International Business, che si focalizza invece sullo sviluppo delle imprese sui mercati internazionali e quindi sui percorsi di internazionalizzazione delle imprese dal punto di vista della produzione, dal punto di vista della gestione del capitale umano, perché gestire una forza lavoro multiculturale è fondamentalmente diverso che gestire una forza lavoro che è rappresentata da un'unica cultura, e la gestione delle cosiddette catene del valore anche globali che prima citavamo. E gli insegnamenti li vedete citati qui: International Management, Operations Management and Digital Technologies, Supply Chain Management, Human Resource Management for International Firms e poi Smart Cities and Regional Development. Quindi vedete anche qui International Business, ma visto con un focus sia di carattere aziendale, anche di carattere invece più specificatamente territoriale. Economics, Markets and Institutions, questo percorso del terzo anno va invece più a toccare i temi della concorrenza, della politica antitrust, della regolamentazione, che prima ho sommariamente accennato, e quindi vedete che anche in questo caso ci sono insegnamenti di corporate governance e accountability and ethics, monetary, fiscal and trade policy,
Mathematics for Economics, Static and Dynamic Programming, anche questo è il tema dell'analisi dei dati, quindi la programmazione, Competition, Market Power and Antitrust, ogni tanto sui giornali lo leggiamo, immagino lo leggiate anche voi, no? Per esempio, quando ci sono due imprese che si fondono, c'è il tema della regolamentazione antitrust per evitare l'abuso di posizione dominante. Ogni tanto queste tematiche poi interessano le grandi, gli unicorni, no? I casi di Google, di Facebook, che ogni tanto vengono richiamati, come dire, all'ordine. Ho fatto storia anni fa il caso di Microsoft. Però insomma, queste sono dinamiche chiaramente che vanno comprese e che possono anche rappresentare interessanti opportunità poi di sviluppo di carriera professionale. Ultimo corso, ultimo insegnamento di tutto questo percorso è Data Analysis for Economics and Finance. Okay. Direi molto chiaro questo percorso, come i precedenti peraltro. Banking and Finance and Financial Institutions. Qui andiamo sul mondo delle banche, sul mondo delle istituzioni finanziarie. Come vedete si studiano insegnamenti di quelli che in italiano chiameremo intermediari finanziari, quindi Financial Intermediaries, Instruments and Services, Money and Banking, Financial Statement Analysis, Data Analysis and Behavioral Economics and Finance. Quindi la parte, come dire, di finanza sia vista lato imprese, ma sia vista lato mercati e lato persone. Business Law and Consulting, questo è un percorso, come dire, che prima Laura citava KPMG come, come dire, una realtà che magari qualcuno di voi conosce, un'importante realtà nel mondo della revisione aziendale. Ecco, questo percorso ha questo tipo di focus su insegnamenti che sono utili anche per andare poi a lavorare in questo tipo di realtà. Quindi i corsi sono International Taxation Law, Financial Intermediaries, Instruments and Services, Financial Statement Analysis, Managing Accounting Control System, Audit and Compliance. Ecco, questi sono i percorsi che abbiamo sommariamente riportato. Ora, Laura, raccontaci un attimo brevemente tu. Dove hai fatto lo stage della triennale? Perché già all'epoca c'era lo stage della triennale. E durante il tuo percorso triennale hai fatto un percorso internazionale? Sei stata in qualche... Prego. Allora, dal punto di vista cronologico, allora, dal secondo al terzo anno io ho fatto anche lo ESPM. Ecco, brava, abbiamo anche l'International Summer Program in Management negli Stati Uniti, si chiama ISPM. Brava, raccontaci anche la tua esperienza. Ho iniziato, sì, perché allora le varie opzioni, come dicevo prima, ho cercato di farle tutte. Quindi ho iniziato il secondo e terzo anno, c'era questa opportunità di 6 settimane presso l'Università del Michigan e abbiamo fatto 2 corsi, uno era di risorse umane, uno era di business plan ed era un corso, quindi sono partita con circa una trentina di studenti, eravamo sia studenti della triennale che studenti della magistrale. In realtà non solamente di economia Padova, ma era aperta anche a altre atenei, perché c'era anche qualcuno di Foscari, e c'è stata data la possibilità quindi di andare in un campus americano dove vivevamo e di seguire questi 2 corsi. Oltre a noi c'erano anche gli studenti americani, quindi è stato un corso ovviamente in inglese, ma proprio progettato con dei lavori di gruppo e ovviamente con gruppi misti. Quindi è il primo momento in cui ci siamo trovati a lavorare con studenti abituati ad una mentalità un po' diversa dalla nostra. Ecco, e soprattutto con i primi progetti. Certo. E quindi 6 settimane sì. In Michigan, vivendo l'esperienza nell'università americana che molti di noi magari hanno visto al momento solo nei telefilm. E quindi ecco il anche campus classico. Esattamente, la differenza tipica, no, tra le università italiane che hanno dei campus diffusi come Padova, un po' in tutta la città, e invece queste università americane, ecco, è un'esperienza anche con docenti americani, perché i corsi erano insegnati anche da docenti americani, quindi un'esperienza sia di apprendimento che di insegnamento a 360 gradi diversa. Poi hai fatto anche l'Erasmus? Dopo, 5 giorni dopo, sono atterrata dal Michigan,
Sono partita per la Francia. Ok, Sono dove? andata a Lille, quindi il nord, profondo nord della Francia, dove ho fatto 6 mesi. Lì ero in una business school, perché principalmente in Francia le facoltà di economia sono private, quindi hanno questa struttura particolare, e il corso era totalmente in inglese. Quindi io avevo scelto dei corsi in francese per continuare la lingua, e poi tutto il resto dei corsi erano in inglese. Gli studenti erano provenienti da tutto il mondo, proprio perché i corsi erano in inglese. E quindi questo facilita avere studenti da diversi stati. I corsi francesi erano seguiti solamente da italiani, spagnoli, studenti russi, invece tutti gli altri americani, invece apriva le porte a tutto il mondo. Lì infatti ho seguito diversi corsi, circa 6. Ed erano strutturati in una maniera un po' diversa da quello che ne era siamo abituati a fare in Italia, e soprattutto l'interazione con gli studenti internazionali. È proprio quello il bello dell'Erasmus, più che di portare a casa il voto, è proprio capire come è strutturato il corso e come gli altri studenti sono abituati a lavorare e interagire tra di loro. E soprattutto un'esperienza importante è quello di vivere da soli in un paese estero, di arrangiarsi con la burocrazia, con qualsiasi altra cosa in un paese estero o da soli. Una Ecco, caratteristica che voglio prego. sottolineare dell'Erasmus con il Dipartimento di Economia è che, a differenza di altri dipartimenti, e confrontavo con amici, è che si parte con il piano studi già approvato. Quindi, E questo non è di poco conto, vuol dire non si hanno no, sorprese quando si torna a casa che magari si è fatto un esattamente. esame che non viene Non verrà approvato. riconosciuto e quindi bisogna recuperarlo perché mancano quei crediti per accedere poi alla tesi finale. Assolutamente, mesi, mesi prima della partenza si sceglie il programma e quindi lo si può strutturare come meglio si preferisce, quindi tipo tutti i corsi che vedevamo prima si possono strutturare a seconda della proposta della facoltà, ma soprattutto viene approvato prima della partenza. Quindi si va lì, si seguono dei corsi, si sanno che una volta superati vengono riconosciuti. E questo è una buona garanzia, ecco, hai fatto bene a sottolinearlo perché se ti devo dire la verità lo davo quasi per scontato, però tu mi Sì. dici che da altre parti magari non Non è è così così. automatico, quindi non dico che si parta al buio, che non è corretto dire così, però chiaramente tornare a casa e avere la sorpresa che un esame non c'è equipollenza con un esame del proprio percorso, diventa lì sì il rischio che si allunghino i tempi di laurea. Per appunto mancanza di corrispondenza. Grazie. Lo stage alla triennale, perché poi devo fare Sì, anche quello. dopo tornati quindi dalla Francia bisognava cercare lo stage. Sì. Lo stage l'ho fatto in un'azienda veneta che purtroppo non c'è più, la Flash & Partners, che è un'azienda cioè abbigliamento, Nolita Rare, vecchissimi brand, comunque faceva abbigliamento, e ero all'interno dell'ufficio marketing, quindi mi occupavo di tutta, diciamo, la gestione di un po' dei primi social quando iniziavano i brand a investire nei social, e tutta la parte quindi di gestione brand, le campagne pubblicitarie e tutte queste attività Certo. del Quindi è brand. stato un terzo anno particolarmente intenso, diciamo, finiti i primi 2 anni, dove con ogni probabilità mi viene da dire anche avrai fatto un percorso netto, non avevi esami da recuperare, ti sei dedicata nell'estate all'Erasmus, all'esperienza negli Stati Uniti, dopodiché hai fatto l'Erasmus e dopo hai completato. Ecco, una caratteristica che vedete in questa slide anche del nostro la parte destra. La durata media degli studi è di 3,3 anni. Ecco, allora quando noi prima dicevamo insieme con Laura Radaelli anche dell'importanza di fare un'esperienza
a 360 gradi e abbiamo sentito due esperienze internazionali, abbiamo sentito lo stage. Ecco, il Dipartimento cerca di facilitare. L'esempio di Laura, sono partita con gli esami già approvati, cioè non i voti, chiaramente i voti uno se li doveva prendere in Francia, però ero certa che quegli esami mi sarebbero stati riconosciuti. Attraverso questo sistema di servizi di relazioni internazionali che vi è stato messo anche nella chat, di stage, adesso lo vedremo brevemente cosa fa il servizio stage per agevolare gli studenti, ecco, in una struttura che vi dà tutto questo tipo di servizi, poi c'è la possibilità di arrivare a 3,3, che vuol dire fondamentalmente laurearsi in 3 anni e nella media sforare di pochi mesi, contro una media nazionale che è di quasi un anno di più. I laureati in corso sono l'83,1% rispetto a una media del 59,6%, e non è perché al Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali i docenti sono così buoni che promuovono tutti. Non è questo il punto. Anzi, è, come dire, l'attenzione che si pone ai servizi, l'attenzione che si pone alla carriera stessa dello studente. Infatti la struttura del corso è quasi simile un po' alle superiori, perché io sono... Ho iniziato il primo anno con una classe e l'abbiamo terminata quasi tutti assieme. Non è che l'università segue il tuo percorso in modo individuale. È come certo. Se fosse una classe. Perché l'idea è quella di spingere tutti, come dire, poi nel momento in cui si sta in un ambiente dove tutti spingono verso la stessa direzione, anche il singolo poi si sente invogliato a non perdere, come dire, il treno che è in corso. Una cosa sulla quale vi sottolineo, sapete chi ci sta ascoltando, che bisogna fare appunto il TOEIC E per entrare a economia, questo test che è comune fondamentalmente in tutta Italia, vedete gli immatricolati da noi che hanno una media di 23,35 come valore del TOEIC nel 2020, nel 2019 24,28, che è, come dire, sensibilmente superiore alla media italiana e alla media del Veneto. Quindi noi lo vedrete, lo sapete anche dal bando di ammissione che è appena stato pubblicato e che adesso vi metteremo anche in chat, il link dove trovate il bando. Sapete che c'è un livello minimo di TOEIC e da conseguire per poter entrare nella classifica, ok, che poi vi consente di iscrivervi, ma questo per dire anche che verosimilmente avete la possibilità di stare in un contesto con studenti appunto anche, come dire, di un certo livello. Bene, vado avanti un po' veloce perché le tre si stanno avvicinando. Le opportunità internazionali da noi, il 17,6% nel 2020 aveva fatto questo tipo di esperienze contro una media nazionale inferiore al 10%. Dopodiché vedo Veronica che ha una domanda in chat e rispondo. Questi sono gli scambi Erasmus, ne abbiamo parlato. Ecco, una cosa di cui non abbiamo parlato, i double degree. C'è anche la possibilità di prendere, come dire, due titoli di studio, uno entrambi francesi, ok, con l'École supérieure de commerce di Clermont-Ferrand e con Montpellier. Ok, si fa il terzo anno fondamentalmente in queste università e si consegue il titolo sia in Italia, sia il titolo italiano, sia il titolo francese. La ISBM China, USA, scusate, China, perché ne abbiamo una anche in Cina, ma è riservata agli studenti magistrali. Ok, che ha già detto Laura, questa appunto nel Michigan. Abbiamo accordi bilaterali anche extra UE di Ateneo. Ok, e qui andatevi a vedere le destinazioni. E poi abbiamo anche lo scambio virtuale che appunto è stato creato poi anche per effetto della pandemia negli ultimi tempi. Vediamo la domanda. Veronica dice, per quanto riguarda il terzo anno, come si può considerare il livello di inglese necessario per riuscire ad affrontare il corso? Anche non eccellendo la lingua straniera, si riesce ovviamente con impegno ad affrontare e stare al passo con gli studi? Ora, diciamo che... La risposta alla tua domanda, Veronica, alla sua domanda è sicuramente sì. Non fosse altro perché noi comunque non valutiamo il test, la parte di inglese del TOEIC. Per cui chiaramente bisogna saper leggere in inglese, saper scrivere in un qualche modo, però non è necessario essere degli studenti madrelingua.
Queste sono le destinazioni, ecco qua al nord della Francia, dove è andata Laura Radaelli, ma come dire, abbiamo oltre 60 partner Erasmus. Veramente andiamo a coprire la Spagna, il Portogallo, il Regno Unito, la Francia, tutti i paesi del Benelux e anche la parte est, dove ci sono ottime università anche in Polonia, per esempio, piuttosto che in Norvegia, in Finlandia. Stage placement, noi abbiamo un portale dove abbiamo circa 2.400 partner di settori diversi, ok? Gestiamo consulenze individuali, lo stage ha tre persone che lavorano stabilmente, full time, e che sono a disposizione delle persone appunto per aiutarle nel capire per cosa sono portate, cioè quali sono le loro competenze, cosa andare a sviluppare anche nel percorso di stage, e poi diamo tutta una serie di strumenti per scrivere bene un curriculum, per presentarsi adeguatamente a un colloquio di lavoro, per cercare appunto di superare quel colloquio di lavoro. L'ufficio gestisce, vedete, 400 stage all'anno mediamente e sono in crescita. Questi sono, come dire, le vedete qui nella parte destra, le aree funzionali, dalle vendite alla strategia, alle risorse umane, alle attività di ricerca. Uno si potrebbe domandare, ma come un laureato in economia? Un laureato in economia, per esempio, può lavorare, come anche, se non ricordo male, Laura, magari nella seconda esperienza di stage che ha fatto, si è occupata di product management. Ok, ecco, o di project management, sono attività di gestione del progetto di ricerca, non dell'attività di ricerca in senso stretto che fa una realtà aziendale, revisione contabile, retail, eccetera, 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 tutte le altre funzioni. Ecco, il nostro portale raccoglie lo stage, come dire, la ricerca autonomamente lo studente, però noi, avendo rapporti stretti con le imprese, mettiamo a disposizione qualche centinaio di stage che le stesse aziende ci chiedono di anno in anno, ragion per cui, come dire, è facilitata la ricerca. Facciamo appunto come stage placement tutta una serie di attività che poi vi servono nell'immediato per lo stage, ma vi serviranno, possiamo dire, per la vita professionale, perché appunto come si scrive un CV è una competenza che la portate con voi anche dopo, come si fa un colloquio di lavoro, chiaramente l'esperienza vi aiuterà a perfezionare, ma partire già con delle buone basi è condizione che dovrebbe assicurare maggiore possibilità di successo. Lo stage si può fare anche all'estero, attenzione, abbiamo stage, molti studenti che in questo periodo stanno facendo magari l'Erasmus e insieme con l'Erasmus magari attaccano anche un'esperienza di stage dopo aver studiato, come dire. Abbiamo esperienze, vedete, dalla Cina, la Thailandia, la Spagna, in settori più variegati, questi sono solo alcuni. Queste sono alcune esperienze in Italia da aziende di marchi ben noti come Moncler, OVS, Safilo, Morellato, Bottega Veneta, Gucci, Luxottica, eccetera, a imprese anche del mondo finanziario, assicurativo, che vedete qua, insomma, lo potete leggere da soli. I servizi agli studenti, c'è una pagina, questa, c'è una pagina, una sezione del nostro sito è dedicata ai servizi. E qui li vedete, il servizio orientamento, il servizio tutorato, il tutoraggio che facciamo durante il percorso di studi per i nostri studenti, l'attività di segreteria didattica, il servizio stage, abbiamo un servizio di career coaching e abbiamo un servizio relazioni internazionali che è quello che vi aiuta a partire, come dire, con tutte le informazioni nell'ordine giusto, come ci ha ricordato Laura prima, e abbiamo un servizio di bilancio di competenze, li potete vedere tranquillamente in maniera autonoma. Dopo la triennale noi abbiamo un percorso di laurea magistrali, che li vedete citati qui, ne abbiamo quattro, abbiamo un dottorato, abbiamo anche dei master, insomma, ci sono tante cose che si possono vedere chiaramente dopo e che oggi non, immagino non siano di vostro interesse. Eccolo qua il test di ammissione, il TOEIC E, sapete che Padova ha, da quando esiste questo corso di laurea, ha sempre avuto il numero chiuso. Il numero programmato, si chiama correttamente così, il numero programmato vuole essere una sorta di patto tra l'università e chi si iscrive. Noi vi garantiamo i servizi, noi vi garantiamo un servizio di un certo tipo, voi ci garantite in un qualche modo, avendo superato l'asticella che mettiamo per entrare, l'impegno e dedizione nel completare gli studi. Ecco i 3,3 anni di media che abbiamo visto prima.
Verrà adesso messo nella chat anche il link al bando, okay, che è appena uscito, se non erro proprio ieri. Dovete fare appunto questo test TOEIC-A, che è gestito dal CISIA, un test individuale. Le difficoltà uno lo può rifare, attenzione, però varrà sempre per essere ammessi alla classifica l'ultimo valore che avete preso. Allora, prima avete visto la slide, la media è sul 23, 24, vuol dire che se avete preso quel valore potete chiaramente iscrivervi e entrerete con ogni probabilità. Se prendete qualcosa di appena superiore al minimo, magari è conveniente rifarlo. Attenzione anche che il TOEIC si può provare, si può fare da casa. Nel nostro sito internet, qui trovate le informazioni sui test, ok? Che può essere fatto ogni mese, una volta al mese, fondamentalmente, lo potete fare a un costo di 30 euro ogni volta che lo fate. Questa è la struttura del talk, logica, comprensione verbale, matematica, per un totale di 36 quesiti, 90 minuti di tempo. Poi c'è anche la parte d'inglese che però, come vi dicevo prima, non viene valutata dal nostro dipartimento, come vedete scritto anche qui. Quindi l'ammissione la si fa appunto senza guardare quella sezione del TOEIC. Punteggio minimo è 12, però avete visto prima che la media è intorno al 24. Attenzione a dare risposte sbagliate perché la risposta sbagliata dà anche una piccola, non solo non perdete punti, ma addirittura vi viene tolto un quarto di punto per ogni risposta esatta, per ogni risposta, scusate, sbagliata, chiaramente, ed è fatto appositamente per evitare che la persona, come dire, spari la domanda, così spari la risposta se non la sa. Qui trovate esercitazioni nel sito del CISIA, appunto la struttura che gestisce questo tipo di test, e potete accedere anche a dei MOOC, a dei Massive Open Online Courses, okay, dove vi potete anche qui studiare. La prima selezione, che questo andiamo sulle cose un po' più tecniche che poi troverete nel bando, noi abbiamo una prima selezione, okay, per chi ha sostenuto il TOEIC tra il 1 luglio del 2021 fino al 22 aprile 2022, per cui insomma chi non l'ha ancora fatto ha tempo ancora a febbraio, se eventualmente dovete guardare la data quando si fa a febbraio, ma poi marzo e anche le date di aprile per farlo e pre-iscriversi, come dire, a questa graduatoria. Noi mettiamo a disposizione tutti i posti, come dire. Se poi ci sono posti che non verranno riempiti da questa prima tornata, ci sarà appunto la possibilità di partecipare a quelle successive. Quindi non solo, appunto, come vedete qui, nel caso in cui non si raggiungessero le 555 immatricolazioni nella prima selezione, i posti verranno messi a disposizione nella seconda e nella terza. Per cui, come dire, the sooner, the better. Prima fate, meglio è, come dire, se volete assicurarvi un posto presso il nostro dipartimento. La terza selezione, poi trovate tutte queste date, chiaramente. Non andrei nel dettaglio. Oggi avete avuto e avete la possibilità appunto di prenotare degli incontri con i tutor, quindi dei nostri studenti che sono a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande, raccontare la loro esperienza, un po' come abbiamo fatto con Laura. Okay. Potete anche andando qui in questo link appunto che vi è stato messo anche nella chat prenotare un appuntamento con chi si occupa del servizio, per esempio, orientamento, che vi può dare tutti i chiarimenti sulla parte di contenuto del corso di laurea e anche sulla parte collegata invece più alla procedura per entrare. Questi sono ancora il sito internet, dove trovate veramente tutto e i due indirizzi email nel quale appunto potete andare a porre domande. Credo che, ecco, forse questa dovrebbe essere l'ultima slide. Questi sono i nostri social. Chiaramente diventano anche per noi uno strumento importantissimo di comunicazione: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, una parte un po' più professionale, diciamo così, e poi YouTube, c'è anche un canale YouTube del nostro dipartimento. Quindi potete trovarci sotto i vari modi. Ed effettivamente questa era la nostra ultima slide. Allora, siamo alle 3:06, abbiamo sforato per colpa mia, che ho
parlato molto. Direi che se ci sono delle altre domande in chat non le vedo, nella sezione domande e risposte in realtà non le vedo, quindi penso che il nostro tempo a disposizione si possa considerare concluso. Io vorrei davvero ringraziare Laura Radaelli per il tempo che ci ha dedicato. Laura, per dire la verità, fa anche parte dell'associazione alunni, nel direttivo Nel dell'associazione direttivo di alunni. alunni. Sì, Dell'associazione non sono alunni. proprio uscita dall'università. Vedete che l'Università di Padova crea una sorta di dipendenza positiva. Laura, bisogna riconoscerlo, si è sempre spesa, come dire, per il buon nome di Padova, anche attraverso l'associazione alunni e le associazioni anche che l'hanno preceduta. Forse è stata l'esperienza americana anche Laura, dove lì questo tema delle associazioni studentesche forse è sempre stato un po' più sentito che non in Italia. Però, insomma, ti ringraziamo anche per questo tuo servizio, ecco, che non è scontato. Grazie. Ecco, io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato. Vedo che qui appunto è stata messa, ecco, anche la info sull'associazione alunni, che è anche questo un buon network. Magari ovviamente uno ne capisce, ne trova l'utilità finito il percorso di laurea, ma anche durante, perché alunni crea tante occasioni, anche noi come dipartimento facciamo sempre qualcosa insieme con alunni, perché ricordiamoci appunto che alunni è una rete di relazioni e sappiamo tutti quanto possono essere utili anche poi nel mondo del lavoro, a far parte e mantenere i contatti con l'alma mater, come dire, che ci ha dato questa opportunità. Vi auguro, grazie Laura ancora per essere stata con Grazie noi e auguro a tutti un buon pomeriggio.